Una notte, Sara si prepara per un bagno. Mentre entra nella vasca, vuole spegnere il rubinetto con il piede, ma scivola e inizia ad avere delle convulsioni in acqua. 2 anni dopo, Elise arriva a casa e va in cucina, quando all'improvviso un tonfo la sorprende. Dopo aver controllato, incontra il suo figliastro, Marcus, sorprendendola perché lo aspettava la settimana prossima. Tuttavia, Marcus dice di avere le chiavi di casa di suo padre, Paul, e ha persino preso dei pesetas per noleggiare un'auto dall'aeroporto. A causa dell'arrivo anticipato di Marcus dal collegio, Elise chiede il perché. Così Marcus dice che c'è stata un'epidemia di varicella nella sua scuola. Nella sua stanza Elise chiede a Marcus cosa preferisce per la cena, ma lui non risponde. Guardandosi intorno, nota la libreria di Marcus e gli chiede se legge. La sera, Marcus sta facendo il bagno quando Elise bussa, dicendogli che Paul è al telefono, così la fa entrare. Durante la sua conversazione con Paul, Marcus guarda Elise mentre parla con Paul e dicendo che è bellissima. Riprendendo il telefono, Elise parla con Paul mentre Marcus si avvicina accarezzandole il braccio. Anche se cerca di concentrarsi sulla conversazione, riaggancia immediatamente quando Marcus vuole arrivare alla prima base. La mattina dopo, Marcus raccoglie la posta. Elise chiede della lettera indirizzata a Marcus, quindi spiega che arriva dal club del libro. In piscina, Elise gli chiede se ha degli amici da invitare, ma Marcus dice che non ne ha. In seguito, Elise chiede della lettera del club del libro, ma Marcus dice di averla già buttata. Quando chiede ulteriormente, Marcus sottolinea come sia curiosa, quindi Elise dice che è uno dei suoi vizi. Il giorno seguente, i due vanno all'aeroporto per prendere Paul. Mentre Elise li porta a casa, la mano di Paul tocca il suo corpo, così lei non se ne accorge che stanno per colpire un camion. Sterza per evitare il veicolo, mentre Paul protegge Marcus. A casa, Elise e Paul trascorrono un po' di tempo nel bagno, per poi continuare nella loro stanza. In seguito, Elise vede Marcus giocare fuori da solo, così chiede a Paul se Marcus è felice e se ha degli amici. Paul dice ad Elise che Marcus è intelligente, ma le ricorda che ha solo 12 anni, quindi ha bisogno un po' di amore, soprattutto dalla morte di Sara. Più tardi, vanno in un ristorante cinese per la cena. Lì Marcus esprime il suo desiderio di imparare il cinese, e quando Elise gli chiede il perché, lui dice che vuole leggere il libro di Confucio, in lingua originale, in cui scrisse come essere un uomo superiore. In seguito, Paul chiede ad Elise se ha preso in prestito del denaro della sua scrivania, quindi lei gli dice che è stato Marcus per l'aeroporto. Marcus gli dice di averne presi 300, ma Elise sostiene di aver detto 1000 prima. Paul interrompe la loro discussione dicendo che pensava fosse stata la governante, ma Elise dice che lei è onesta. Più tardi, Elise è rivista tra le cose di Marcus e trova una lettera strappata, così la rimette insieme. Mentre trascorrono del tempo in piscina, Marcus dice a Paul che Elise non gli piace, perché pensa che lei abbia rubato i soldi. Sentendo la loro conversazione, Elise finge di dormire a bordo piscina. All'interno, Paul chiede ad Elise di perquisire la stanza di Marcus, ma lei non dà una risposta diretta. Nel frattempo, in piscina, Marcus vede il volto di Sara in acqua, ma scompare quando Paul lo chiama. Presto Elise va alla scuola di Marcus e parla con il preside, il dottor Kessel, dicendogli che deve essere difficile affrontare l'epidemia della varicella, ma Kessel le dice che non c'è stato alcun focolaio. In seguito, Elise chiede informazioni sul congedo di Marcus dalla scuola. Kessel le chiede se hanno letto la lettera inviata dalla scuola, ma lei dice di no, dicendo che ha trovato la lettera strappata. Così Kessel le mostra la lettera dove è descritto il motivo dell'espulsione di Marcus. Elise chiede a Kessel ulteriori dettagli, così lui le mostra un quaderno con disegni inappropriati, dicendo che tutto è iniziato da lì. Intanto, Marcus sta vicino ad un albero al parco giochi, fissando una ragazza sull'altalena. A scuola, Kessel racconta le lamentele che hanno ricevuto sullo spiare di Marcus. Racconta come il loro giardiniere ha dovuto salvare Marcus da un pestaggio dopo essere stato sorpreso a spiare una coppia. Inoltre dice di aver avuto conversazioni con Paul sul comportamento di Marcus che hanno attribuito alla morte di Sara. D'altra parte Marcus guarda una coppia baciarsi da lontano. Poi Kessel racconta ad Elise di come Marcus ha torturato un gatto, perciò l'hanno cacciato via. Marcus poi guarda un macellaio tagliare un maialino. Una notte Paul ed Elise partecipano ad una festa in cui Paul lascia Elise da sola, mentre saluta i colleghi. Quando un vecchio si avvicina ad Elise e si complimenta, lei si allontana e si imbatte in una stanza dove gli uomini esibiscono della frutta sul corpo nudo di una donna. Elise incontra Sophie, la padrona di casa, in bagno. Sophie è ubriaca ed Elise l'aiuta ad accendersi una sigaretta. Poi Sophie le dice che il bagno le dà i brividi perché è dove è morta Sara. Elise piange. Sulla strada di casa, Elise chiede a Paul perché non le ha detto che è la vecchia casa di Sara e lui gli risponde che la casa è stata venduta dopo la sua morte. Tuttavia Elise è arrabbiata e chiede cosa sia successo a Sara, così Paul le dice che è morta per un infarto durante il bagno. A casa iniziano a discutere di Marcus e dei soldi. Nonostante l'insistenza di Elise sul furto di Marcus, Paul le dice che ha trovato i soldi sul retro di un cassetto.
Elise poi gli dice che non c'è lavaricella a scuola e Marcus ha strappato la lettera d'espulsione della scuola. Poi gli racconta dei disegni e delle lamentele. Tuttavia Apollo non crede nemmeno alle accuse della scuola. Elise parla dell'incidente del gatto e di come Marcus è stato espulso. Così Apollo dice che parlerà con Marcus, ma la rimprovera per aver molestato suo figlio. Elise poi gli dice che vuole aiutare Marcus, ma devono affrontare i fatti. Mentre a letto, Apollo le spiega tutto. Marcus ha scoperto il corpo di Sara nella vasca da bagno prima che iniziassero gli incidenti. Poi Apollo ha distrutto tutte le cose di Sara, dicendo ad Elise che Marcus ha bisogno di tempo e amore. Con un bacio, Elise si scusa con Apollo. Il giorno seguente, Elise va in soffitta. Lì trova un baule pieno di vestiti di Sara. In seguito, va da Marcus, sperando di uscire con lui, ma lui la manda via, fino a quando non menziona la soffitta. Quando Marcus chiede cosa c'era, Elise menziona il baule, ma il ragazzo dice che non è di Sara, perché Paul ha buttato via tutto. Marcus alla fine risponde alle domande su sua madre, dicendo che Sara non era bella, ma poteva essere attraente per alcune persone. Inoltre lei dice che non capiva mai quando lui e Paul scherzavano. Più tardi Elise visita la tomba di Sara con Sophie. Ancora una volta, Elise menziona che Paul ha solo detto che si trattava di un attacco di cuore. A casa di Sophie, lei racconta ad Elise la storia. Durante il compleanno di Marcus, Sara andò a fare il bagno prima della cena. C'era una stufa elettrica nel bagno e la corrente attraverso i rubinetti ha fulminato Sara, che avendo già un cuore debole, è morta. Sophie dice che nessuno sapeva delle sue condizioni cardiache. A casa, Paul si sente come un sacco da box tra i sospetti di Elise e le insinuazioni di Marcus. Paul dice che Elise inizia ad assomigliare a Sara. Elise continua a discutere con Paul durante la cena con grande gioia di Marcus. Una notte Elise osserva Marcus nel sonno. Marcus fa lo stesso con lei, sorridendo mentre guarda Elise che dorme nuda sotto la sua coperta. Un giorno, Elise è ubriaca e chiede a Marcus se amava Sara, e lui dice di no. E quando lei gli chiede se Paul l'amava, il ragazzo le dice di chiederlo a lui. Arrabbiandosi, Elise dice che lo sta chiedendo a lui, quindi lui le dice che il dolore di Paul è stato transitorio. A causa della risposta, Elise dice a Marcus che si nasconde dietro grandi parole e che è un mostro. Marcus dice che Sara sembrava un pesce morto sott'acqua con la bocca aperta spalancata. Elise gli chiede della sua reazione alla morte di Sara, così lui dice che ha riso. In seguito, Elise si allontana con rabbia e si avvicina a Paul, mentre falcia il prato, ricordandogli che deve andare all'aeroporto tra un'ora e cerca di prendere il tosaerba. A causa della sua sbronza, Paul la spinge via, dicendole di sdraiarsi. Poi le prende la sua mano e la fa scorrere lungo il suo corpo. Così Paul tira via la mano, facendola cadere, e se ne va. All'interno, Elise si offre di portare Paul all'aeroporto mentre fa le valigie, ma lui rifiuta perché è ubriaca. Nonostante l'insistenza di Elise, Paul prende un taxi. Mentre sola nella stanza, Elise nota qualcosa nel soffitto e va a controllare in soffitta. Lì fa leva sulle assi del pavimento solo per vedere un buco che ha la vista diretta sul loro letto. Immediatamente parla con Marcus sul buco e lui ammette di spiarli. Quando Elise gli chiede perché lo fa, Marcus dice che lo eccita. Infine Elise gli chiede se è coinvolto nella morte di Sara. Nonostante Marcus dice che Sara è morta per un attacco di cuore, Elise chiede informazioni sulla stufa elettrica. Elise gli chiede cosa vuole in cambio della verità, così lui le dice che vuole lei. Quindi Elise inizia a spogliarsi di fronte a lui mentre fa domande. Alla domanda se la morte di Sara sia stato un omicidio, Marcus continua a dire di no, fino a quando Elise non si toglie la biancheria intima, e infine dice di sì. Poi Elise gli chiede se Paul sapeva delle condizioni cardiache di Sara, ma Marcus confessa che è stato lui ad uccidere sua madre. Non credendoci, Elise si copre dicendo che Marcus è solo uno scolaretto sporco. Quando Paul torna a casa, Elise lo porta in soffitta per mostrargli lo spioncino, ma non c'è più. Paul si arrabbia dicendo che ha accusato Marcus di aver rubato, perquisito la sua stanza e spiati, ma Paul dice che parlerà con Marcus. Il ragazzo nega l'esistenza del buco, così non sapendo più cosa fare, Paul dice che Marcus andrà da uno psichiatra. Fortunatamente Elise abbraccia Marcus, dicendo che è l'unico modo in cui potrebbero ricominciare da capo. Presto Paul va dalla dottoressa Bjorn, una psichiatra. Marcus dice che gli psichiatri lo hanno annoiato, così Elise gli chiede se ha raccontato di sua madre. Marcus spiega che Sara stava bevendo il caffè quando è morta, così Marcus insiste che è stato un infarto organizzato e vuole che Paul ci creda. Di notte, Elise viene svegliata da dei rumori, così scende a controllare e vede Paul al lavoro. Elise dice che sente che Marcus la ucciderà. Il giorno dopo, Marcus porta Paul nella loro piscina, mostrandogli il loro cane che galleggia morto. Quando Paul se ne va, Marcus inizia a lanciare pietre contro il cane. Intanto, Elise parla con Bjorn, che racconta il suo primo incontro con Marcus. D'altra parte, Marcus sta seppellendo il cane. Quando Bjorn chiede quale sia lo scopo di Marcus da parte di Elise, lei risponde che potrebbe essere quello di testare a chi Paul deve credere. Bjorn chiede se Marcus ha ammesso il furto, così Elise risponde di no, ma è sicura che Marcus abbia rubato i soldi. Bjorn chiede cosa ha fatto al riguardo, così Elise confessa di aver curiosato nella stanza di Marcus.
Poi Bjorn chiede della relazione tra Marcus e Paul. Elise sottolinea che sembrano eccessivamente affettuosi poiché Paul lo difende sempre. In seguito Bjorn chiede della lettera trovata da Elise e poi le chiede anche dei disegni volgari di Marcus, ma Elise dice di essere rimasta stupita quando li ha visti per la prima volta. Poi Bjorn chiede del gatto. Elise dice immediatamente che si sentiva male dicendo che le persone sane non vanno in giro ad uccidere animali. Bjorn menziona che Marcus parla dei suoi ricordi di Sara, per lo più infantili. Scioccata, Elise sottolinea che Bjorn non capisce che stava mentendo. Bjorn chiede dello spioncino e dice che Marcus è solo un bambino, facendo arrabbiare Elise. Bjorn le chiede cosa ha fatto quando ha visto lo spioncino, così Elise dice che ha chiamato Paul. Poi si sta chiedendole cosa ha fatto nel frattempo, ma Elise non dice nulla. Bjorn l'affronta su come si sia spogliata di fronte a Marcus. Quando le viene chiesta una spiegazione, Elise dice che l'ha fatto per ottenere delle informazioni, ma Bjorn ribatte chiedendole se voleva che Marcus vedesse il suo corpo. Poi le chiede se ha fatto del male al cane, ma Elise dice che è stato Marcus. Un'infermiera entra nella stanza, così Elise si mette sulla difensiva, dicendo che Marcus ha ucciso sua madre e che se la rideva. Ricoverata nel reparto, Elise inizia ad avere allucinazioni per l'uccisione di Marcus e tenta di soffocarlo nel sonno, ma Paul la ferma. Dei medici alla fine la sedano. Poi, in piscina, Elise annega Marcus mentre Paul si limita a rilassarsi. Elise viene ricoverata in un reparto. Mentre è lì, i suoi ricordi iniziano a mescolarsi insieme, ricordando un incidente in cui è andata a letto con Marcus mentre Paul guardava sorridendo. Dopo il suo ricovero, Paul va a prendere Elise. Passeggiando in un parco, Paul le dice che ha venduto la casa in modo che potessero ricominciare. Poi Marcus la saluta con il suo nuovo cane. Più tardi, Elise trascorre del tempo con Marcus e il ragazzo le chiede se ha provato a dire la verità, ma nessuno le ha creduto. Con entrambi d'accordo sul fatto che Paul le annoia, Marcus ha un'idea, chiedendole se Paul è assicurato. Infine, i due si baciano. Pochi istanti dopo, Elise vede un'auto in arrivo e prende il giocattolo del cane da Marcus per lanciarlo sulla strada. Chiamando il suo cane, Marcus lo insegue e finisce per essere investito. Senza rimorso, Elise si allontana mentre la gente si affolla. Fine, grazie per aver guardato. Se il video ti è piaciuto e vuoi aiutare la crescita del canale, lascia un like, commenta e iscriviti.